Mercoledì 5 dicembre 2018, benvenuti al secondo appuntamento della giornata con Good Morning Milano. Ve l'abbiamo detto, una puntata speciale quella di oggi, sono una settimana speciale, insomma la settimana che ci porta verso Sant'Ambrogio, che concluderà appunto la programmazione di Good Morning Milano di questo 2018 con una puntata speciale con collegamenti alla Fiera degli Oberobei, dal Teatro del Verme, dove cercheremo di incrociare gli Ambrogini d'Oro dopo la loro insegnazione. Cercheremo di, insomma, andare lì, sentire un po' dal vivo le loro voci, e poi con collegamenti anche dal Fiera degli Oberobei, vi dicevo appunto, e qui in studio con vari ospiti che ci racconteranno che cosa fare durante il periodo natalizio a Milano. Che cosa fare? Però insomma si può iniziare a fare qualcosa già nei giorni precedenti Sant'Ambrogio, perché stiamo parlando di una mostra, fotografica che abbiamo già visto in alcune zone di Milano, l'abbiamo già rivista, ma questa volta in una nuova chiave. Allora diamo il benvenuto a Marianna Quartuccio. Ciao. Buongiorno Marianna. Ciao Fabio. Parliamo di Milano vista da un tram, sì. Ne abbiamo parlato spesso e volentieri, ma oggi ne vogliamo riparare ancora, perché insieme a te c'è Grazia Guarnieri. Buongiorno Grazia. Ciao, buongiorno. Che ringrazio, senza, è impossibile non fare questi giochi di parole col tuo nome, però ci pensavo. Sono abituata. Anche perché poi con Grazia, allora, beh, mi ospite lunedì sera ai miei carissimi milanesi. Ci vediamo adesso sempre a chi? Sempre a chi, ma soprattutto grazie. Siamo all'ultima puntata di Good Morning Milano di questa stagione. Tu sei stata ospite della prima puntata di questa stagione. Ah, vero! Quando fantastico. Nel quartiere San Siro ci hai portato in giro a sì. Scoprire le bellezze appunto del quartiere. Allora, Marianna, una nuova sfida per Milano vista da un tram, sì. Diciamo, quindi ritorna alla cittadinanza di nuovo a farsi vedere, ma è una nuova chiave, raccontaci. In una nuova chiave e in una nuova veste. Vai. La mostra sarà inaugurata il 6 dicembre presso la sala consiliare del Municipio 3. Nuova veste e nuova formula perché abbiamo pensato di ridurre la durata, quindi dal 7 al 9, e di accompagnare la mostra con i tour guidati sul municipio con Grazia. E da lì è nato, e da questa idea un po', diciamo, la formula della mostra è stata rivista, per dare comunque un po' l'opportunità di capire lo spirito con cui è partito Milano vista da un tram. Infatti, perché ricordiamo appunto come nasce Milano vista da un tram. Ma casualmente su un tram avevo fatto degli scatti, da lì avevo capito che potevo realizzare un progetto fotografico. Poi è stata realizzata la mostra, e a una delle tappe, quella la seconda tappa presso il Municipio 6, ho conosciuto Grazia, che era venuta casualmente a vederla, e da lì sempre l'idea di fare un qualcosa insieme. E a questo giro ho detto: guarda, ma vuoi vedere che c'è questa possibilità, ti piacerebbe? E lei subito, insomma, ha partecipato e c'è stata, è salita sul tram, diciamo. È attaccata al tram, si dice a Milano, ma ci fa attaccare tutti quanti al tram a sto sì. Giro? Sì, sì, sì. Perché cosa useremo... ti sei inventata, ragazza, questa volta? Ah, useremo il tram per avere, siccome ho approfittato del fatto che la mostra è al Municipio 3, in zona, la vecchia zona 3, adesso si chiamano municipi. E quindi ho approfittato della vicinanza a Città Studio, Lambrate eccetera, per visitare, cioè fare delle, organizzare dei tour guidati proprio lì, e ci si arriva appunto, ci arriveremo proprio con il tram. Quindi un tour guidato di un municipio, una cosa che uno, insomma, a Milano vado a vedere il Duomo, il Castello, la Scala, sto lì, invece no, me ne sto fuori dal centro città, sì. E ho comunque un'ora e mezza di cose da raccontare. Sì, e ho dovuto tagliare, aggiungo. Ah. Milano... Ma è così perché siete sfortunati che è così la zona 3 o è così tutta Milano? È così tutta Milano. Oh. Le periferie di Milano sono dei veri scrigni, sconosciutissimi spesso anche a chi ci ha studiato e ci ha lavorato, davvero. Perché appunto pochi, tutti hanno in mente, diciamo che ci sono in centro queste istituzioni che fagocitano i turisti, il Duomo, la Scala, e quindi tutto ciò che c'è fuori dalla zona Municipio 1 tende a essere purtroppo trascurato, ecco. Che
cosa possiamo vedere allora, quindi, in questo municipio? Cosa andremo a scoprire e che tipo di tour ti sei inventata? Allora, ho ideato tre tour. Quello del 7 dicembre andremo alla scoperta proprio di Città Studi e della sua storia, perché appunto si chiama Città Studi, quindi lo si identifica con l'università, con la ricerca, ma in realtà c'è anche altro a Città Studi. Ah. Non c'è stato solo un premio Nobel, c'è anche stato un nastro d'argento e un Davide di Donatello, piccola anticipazione, eh sì. Quindi non c'è soltanto ricerca, ma c'è anche arte, questo è il 7. L'8 invece si parla di arte, che nella zona 3 hanno lavorato non solo gli architetti del Politecnico, ma anche molti altri artisti di varie discipline artistiche, e quindi andremo un attimo a scoprire chi sono e che cosa hanno lasciato. Il 9 invece si va a Lambrate. Lambrate, non ci dimentichiamo che è stata fino al 1923 è stata una città, era un paese, non era periferia di Milano, era una città, ecco. Comune Lambrate. Sì, e conserva ancora adesso una sua fiera indipendenza e una sua originalità, che andremo a scoprire. So, è un'evoluzione interessante questa per la tua mostra, la tua visione. Sì, assolutamente sì. Diciamo che rispecchia molto proprio lo spirito del progetto. Ho sempre definito Milano Vista da un Tram un progetto atipico, perché solitamente viene presentato un progetto fotografico, viene presentato alla fine. In realtà io è un progetto che dall'inizio ho cercato di creare una rete con diverse persone, e quindi appena ho avuto la possibilità di organizzare qualcosa con Grazia ne sono stata contentissima. Considera che un po' questo è lo spirito che un po' ha sempre contraddistinto, cioè nelle scorse edizioni della mostra ci sono state presentazioni di libri, ci sono stati comunque dei musicisti, uh-huh. Quindi c'è questo spirito. Posso dire però che questa cosa è la prima volta che lo spettatore, colui che verrà a vedere la mostra, potrà provare a essere Marianna anche lui per una volta, perché facendo il giro in tram potrà cercare di capire cosa scatta nella tua testa quando sei sul tram e scatti quelle fotografie che poi mostri, no? Assolutamente sì. E poi personificarsi nell'artista anche. Assolutamente sì, ma infatti sono molto contenta di questo, diciamo l'abbiamo definito un po' un piccolo esperimento, e quindi c'è da dire che per adesso il riscontro delle persone, c'è molto interesse, molto da parte delle persone, quindi ben ci fa sperare. Iniziamo domani, giusto? Sì, il 6 si apre l'inaugurazione. Chi sarà presente? Come funziona? Allora, saremo presente noi. A che ora? Alle 19. Perfetto, una bella c'è anch'io, quindi. Ecco, bravo, questo ti volevo. Segna. Ricordare. Poi ci sarà l'assessore alla cultura Luca Costamagna e la giornalista Raffaella Cagnazzo del Corriere della Sera, che comunque lei aveva scoperto Milano Vista da un Tram ad un mercatino, ad un'iniziativa alla quale avevo partecipato, e mi fa piacere che domani ci sia anche lei. Poi per domani si finisce, si inizia però, insomma, il giorno dopo iniziamo già con il tour. Sì. Certo. Sì, dalle 11 alle 19 è aperta la mostra, okay. I tour partono dalla sede della mostra, quindi via Sansovino 9, sì, via Sansovino 9, e dopo la mostra c'è la possibilità di seguire i tour di Grazia. In video due orari, giusto? 11 al mattino? Sì, sono due al giorno, 11 e 16. E 16. Con l'unica differenza, so che grazie ci tiene a dirlo, che quello del 7 del pomeriggio è leggermente più corto, perché poi bisogna andare a casa a vedere. Ed è Attila, prima della giustamente, scala, giusto? Insomma. Ok. Scatti, i scatti di Milano Vista da un Tram sono degli scatti ormai alcuni storici, verrebbe da dire, perché parliamo di quanti anni fa i primi? Dal 2015, c'è uno scatto che è del 2015, proprio il primo giorno. Con i cantieri di Expo ancora aperti. C'è uno scatto che era proprio quando è partito il progetto, quando ho detto vabbè, questo, ho trovato il progetto, e c'è questo scatto di questa persona nel tram, e forse è lo scatto al quale sono insomma più affezionata. Fino a in realtà ad avere degli scatti anche abbastanza recenti, sì. Per non parlare poi di andare sul tuo profilo Instagram o sulla tua pagina Facebook, dove vediamo scatti di ieri. Sì, assolutamente. Cerco comunque di mantenere un profilo aggiornato,
anche perché un po' ti racconta anche come cambia Milano. Infatti, certo. Grazie, ho pensato a questo. Quello che certo. sta facendo Marianna è un lavoro veramente di racconto storico giorno day by day. Insomma, le famose foto segnatempo ci sono adesso, si fanno questi selfie segnatempo dei vari influencer. Beh, la cosa migliore invece è quello che sta facendo Marianna, sì. fotografare la città tutti i giorni, con anche l'impossibilità a volte di rifare la foto perché cambia la linea, ti sposta la fermata del tram o cambia il mondo fuori, ma giusto? Ti cambiano tante assolutamente cose. Sì, quindi è un progetto, se tu mi dici quando avrà termine, se mi fai questa domanda, ecco. non ti so rispondere. Quando troverai un'altra città che ti ospiterà, forse, ecco, quando lascerò Milano per andare, che anche questa è una cosa interessante, pensare che insomma tu quanti anni che sei a Milano? 10 anni. E ormai la conosci meglio di gente che sono 40 anni che vive qua. Sì, conosco benissimo. Perché insomma è tutto città. Voi potete chiamare ATM oppure chiamare lei per sapere le linee. Le linee sono, sì, sono una buona fonte di informazione. Tra l'altro prima, come battuta ti facevo in realtà appunto che magari alcune fotografie non le potrai più fare perché appunto certe linee cambiano. Stavo pensando al 23 ad esempio. Infatti questo ti stavo dicendo. Che in realtà ti dico, quando è stato tolto il tram 23, che in realtà poi è stato sostituito dal 19, io sono stata contattata su Facebook, la pagina Milano Vista da un tram, da tutte le persone che si lamentavano di questo cambio. Quindi ho dovuto spiegare che io e ATM insomma non siamo collegati, e poi vabbè ho fatto notare che in realtà il 19 copre il percorso del 23, mediatrice culturale, mediatrice del trasporto pubblico, e quindi è in realtà è più, cioè più una questione affettiva che sì. di come dire, leggete 19, cioè c'è scritto 19 ma leggete 23 è uguale, esatto. anche perché 23 era uguale anche il tram, quindi in realtà è proprio una questione affettiva. Però questa la dice lunga su come i milanesi comunque vivono questa città facendo finta di fregarsene. Io dico sempre questo, cioè sembra sempre che noi ce ne freghiamo niente di questa città, che corriamo, che non guardiamo nulla. Poi basta che cambia il numero di un tram e quello che succede. Sì, ma no, guarda, ma ti giuro che me ne erano arrivati parecchi di messaggi, io me lo tranquillizzavo. Cosa ne pensi dopo che stai di noi milanesi? Allora, puoi dire che è una cosa cattiva? No, in realtà ti dico la... Ci stavo pensando. Perché no? Perché non abbiamo detto che non sei di Milano, forse sì. la gente non l'aveva capito. Pensano che sia trentina dal mio accento. Infatti. Il mio accento è trentino oppure veneziano. Infatti, sono indecisa. Invece no, vieni da una bellissima. Mi ricordo mai come si chiama la tua bellissima città. Vediamo se ci. Torrenziata. Bravo. Giusto. Oh, benissimo, fatta. Te la sei cavata questa volta. Allora, ci pensavo perché mi è stata fatta la stessa domanda per un'intervista, chiedendomi dai tram cosa hai imparato dei milanesi. Ho detto che in realtà ho imparato che il milanese è il tutto e il contrario di tutto, cioè a fianco a quello che deve correre, essere efficace, efficiente, non ha un termine, cioè molto concentrato su se stesso, trovi chi guarda oltre il finestrino, si vuole meravigliare, ti fa anche la chiacchiera con uno sconosciuto, e questo dimostra che ogni mondo è paese. Quindi alla fine ci salviamo anche noi milanesi, grazie. Sì, sono stata, certo. Però ho dato un buon giudizio, dai. Come fate a dire, ci salviamo, riusciamo a salvarci in corner anche noi milanesi, insomma. Dicevi appunto tante le cose che vedremo e che scopriremo in questi tour. Tu poi dicevi, è così il Municipio 3, ma è così qualsiasi altra zona di Milano? Ah, sì, certo. Ma sai, essendo alla fine le periferie di Milano, come abbiamo più volte detto, non sono vere periferie, sono vecchi borghi, inglobati, fagocitati dalla grande città, e quindi come ogni vecchio borgo conserva la sua storia, le sue particolarità, le sue originalità. Alcune sono relativamente facili da trovare e da studiare, altre un po' meno. Che tram useremo per i tuoi tour in questi tre giorni? 19:33, perché okay. si 19:33, capolinea Piazza Rimembranza di Lambrate. Ah, è Viale. Sì, bravo. Sì. Viale. Okay. Piazza. Piazza. È tonda, okay. Pensavo sulla piazza. Piazza, okay. Piazza. Ma soprattutto, piazza. Io faccio la domanda, so che so grazie mi ucciderà. Cosa sono le Rimembranze di Lambrate? Lambrate è stata città fino al 23. Quindi nella prima guerra mondiale era una città e ha mandato... purtroppo i suoi soldati a morire al fronte. Quindi è dedicata ai caduti, sì, della prima guerra mondiale del comune di Lambrate. C'è un albero, cioè dei cittadini di Lambrate. Sì, c'è un albero per ogni caduto. Bellissimo. Vedete, queste sono quelle storie che sicuramente bisogna conoscere di Milano, capire che non è appunto le Rimembranze di Milano,
rimanenza di Lambrate, perché era una città, un paese, come diciamo appunto, fino al 23 a sé, quindi che si vede anche, sì, è da dire, cioè, ma ancora, un po' come Afro, un po' come Campiano, sì, ma ancora, no? Adesso le persone che sono di lì, io abito a Lambrate, come io abito a Baggio, non dicono io sono di Milano, è raro. Dicono, anzi, avevamo qua settimana scorsa dei ragazzi che hanno avuto Baggio, dicono, anzi, vado a Milano. Certo, sì. Viene detto da quelli di Baggio, sì, assolutamente, vero, vero, vero. Sì, ricordo le prime interviste del rapper Entix di Baggio e andavo a suonare a Milano. Sei di Baggio, sei di Milano. Insomma, questa cosa è interessante e forse la dice lunga anche su perché i municipi diventano così importanti a, certo, questo punto, perché comunque, certo, ridanno questa centralità amministrativa alle periferie che, cioè, o meglio, dovrebbero ridare, perché poi sappiamo che, insomma, infatti mi spiace che non abbiamo qua l'assessore, che però poi gli chiederemo le cose domani sera per l'inaugurazione, perché io voglio capire quanto fatica stanno facendo per riuscire ad avere i poteri che devono avere i municipi, insomma, è abbastanza importante e interessante. Mariana, ricordiamo appunto bene l'appuntamento di domani sera, gli orari, come funziona l'apertura e poi anche gli orari della mostra nei prossimi giorni. Domani ci sarà l'inaugurazione alle ore 19, dalle 19 alle 21. Ci sarà la possibilità di visionare la mostra e poi ci sarà una chiacchierata tra noi con l'assessore Raffaella e insomma noi. Gli orari della mostra sono 11-19 dal 7 al 9 e in più ci sono i tour guidati da Grazia che, come abbiamo detto, ne sono due al giorno. 11-16, i tour sono prenotabili, okay, e quindi sono gratuiti ma devono essere prenotati. Per evitare che l'eli possa, 400 persone già, che se ne possa fuggire, che se ne possa fuggire. Quindi, giustamente saperlo. Come mai secondo te ultimamente, cioè, di progetti fotografici su Milano ne stanno nascendo veramente tanti? Vero. Io non so se perché prima non facevo, non so se perché prima non c'era Milano News, non me ne accorgevo e adesso me ne accorgo di più, però come dire, mi sembra veramente un momento dove Milano si sta facendo bella per farsi fotografare, sì. Una volta il progetto cittadino, il progetto urban era street, discarica, posto abbandonato, perché secondo me sta cambiando anche, scusami se ti ho interrotto, la sensibilità dei fotografi nel concepire la fotografia. Hai più l'idea di fare un progetto, quindi nel progetto che anche un po' ti identifichi, quindi cerchi di, cioè, un nuovo approccio da parte dei fotografi per differenziare la propria foto da quella banale che pensi. Perché poi è interessante questo, ho avuto tantissimi progetti, ma tutti diversi. E questa, cioè, la questo, cosa, molto, però, molto diversi. E anche poi, secondo me, la cosa bella che ho visto in questo periodo è che i progetti di Milano ce ne sono diversi, però non c'è la paura di mettersi in competizione. Cosa che solitamente avviene. Vabbè, io anzi spesso creo questa coppia, ad esempio tra te e Irina Galimberti, che cerco sempre di farvi, sì, capito, perché secondo me siete, però è un due fotografe che davvero è un approccio che avete un occhio c'ho su Milano differente, sì, dagli altri, cioè, è un approccio che c'è e devo dire la verità, è una cosa che sto notando, cioè sto notando negli ultimi contatti ad esempio con Andrea Cherchi, che ci siamo sentiti per la mossa, lui è entusiasta, tutto, e solitamente non è un approccio che noto nei fotografi, quindi non so se il Milano rende i fotografi più buoni. Insomma, forse sta cambiando anche la figura del fotografo, forse sta cambiando appunto questa città, sì. Il fatto che hai nominato ad esempio tre persone che non sono nessuno dei tre di Milano, ad esempio in questo caso, che anche sappiamo arriva dal Piemonte, tu arrivi dal Trentino Alto Adige come dicevamo prima, quindi insomma Elena domani abita... svelerò la mia le mie origini. Elena abita molto fuori Milano dalle parti di Desio, quindi insomma forse questa la dice lunga, cioè quella famosa Milano da bere, la Milano glamour dei fotografi degli anni 80, basta, ciao ciao, salutiamola. Sì, ma meno male. No, no, va bene, grazie, l'ho detto giustamente, la voce della verità, la nostra voce della verità, grazie mille. Stavo pensando anche questo, facciamo questi tour con Grazia, possiamo fotografare dal tram?
Lì lascio, allora non ci sarò io, purtroppo la cosa che mi dispiace di tutta questa, sono Ho fatto contenta. una domanda che non dovevo No, fare. no, no, assolutamente, è che io non potrò partecipare ai tour, quindi invidierò tutti coloro che ci vanno, cioè Comunque ammetto ci che sarà sono... una Marianne Edition, non ti E preoccupare. facciamogli un video e vediamo se lo Marianna. assolutamente sì, se si vuole fotografare lascerò alle persone, ognuno è libero di fare. L'unica cosa che ho specificato, che abbia specificato, è quella che i visitatori si devono munire del biglietto valido, mi Ok, sembra... giusto, anche a Però me sembra il è minimo. meglio specificare questa cosa. Sì, effettivamente non è da sottovalutare come cosa, che tu gratuito, tu pensa che poi te lo paghi tu il biglietto, effettivamente. Bene. No, il biglietto è là, tutto l'abbonamento, portatevelo dietro, quindi del tram, così almeno potete fare il tour. Allora, ricordiamo, siamo quasi in chiusura, è già passata mezz'ora, quando, come si dice, quando ci si diverte, come passa il tempo. I tour, tutti i giorni alle ore 11 e alle ore 16. 16, certo, Un'ora e sì. mezza circa la Sì, sì, sì. durata, tranne quelle del 7 che bisogna andare a casa a vedere l'Attila. Certo. Giusto. Sei Cosa preparato? sappiamo Attila di qualcosa? Verdi, mi Sappiamo. Sì, no, l'Attila di raccomando, Battantuono, non ecco. quello. Sappiamo qualcosa in anteprima di questo Attila di Verdi da cui possiamo, non so, giocarci così. Entrerà a cavallo. Vero. Wow, Vero certo, cavallo, entrerà a vero. cavallo. È un basso Attila, attenzione, non è si è abituati Verdi, tenori, è un basso Attila, è un basso. Penso che è proprio basso di statura? No, non è così, ok. Poi me la spiegherà meglio questa casa, che sono la stessa rabbia che io non capisco, non sono acculturato come lei, ma io, insomma, è proprio andare con Grazia in giro che mi rende degli uomini migliori in giro per questa città. Invece la mostra, ricordiamo, apre domani sera alle ore 7, col vernissage, come si dice in questi casi, con le istituzioni e i giornalisti presenti per l'apertura, e poi invece Continuerà nei giorni successivi. venerdì, sabato e domenica, Sì. anche giusto, ok? Sì. Dalle 11 alle 19 Sì. circa, tutti i giorni, via Sansovino 9, Sì. giusto? Che è la sede poi Del del municipio 3. municipio 3, quindi Era fatta nella sala consiliare del quindi municipio. questo è interessante, vedere dei luoghi che sono importanti per la città, che troppo spesso noi cittadini non conosciamo, ma in quei luoghi si decide spesso e volentieri, o si dovrebbe decidere anche il destino di noi cittadini e comunque come vivere o non vivere le nostre zone, quindi insomma ben venga anche che si possano conoscere questi luoghi anche attraverso appunto una mostra fotografica. Io vi ringrazio tantissimo. Grazie, no, noi ci vedremo beh, sì, tutti domani sera, poi comunque Certo. con te a questo punto venerdì mattina alle 11 il primo tour, Ah, ok, lì la città giusto? studi, perfetto. Primo tour città studi, ricordiamo quindi, primo tour città studi, primo giorno, secondo giorno L'arte a Municipio l'arte 3, arte Municipio artisti a 3, Municipio 3. nomi di artisti Municipio 3 veloci? Ecco, Tadini? Uno a Maccelli, caso. perfetto. Terzo Terzo giorno? giorno Lambrate. Lambrate. Si arriva in rimembranze di Lambrate e poi si fa via Conte Rosso, eccetera. Parliamo della Lambretta anche? E certo. Ok. Non c'è Lambretta senza Lambretta, vorrei dire, insomma. Ovvio. Ok. Magari appunto ci vediamo domani sera. Poi ci troviamo tutti i giorni Sì, lì alla. Quindi è anche interessante questo, poter sempre comunque venire, fare due chiacchiere con te, Sì, capire assolutamente, meglio. sarò lì e quindi insomma vi aspetto. Non sei solo sempre sul tram a fare fotografie, so che fai anche altro della Sì. vita, nel senso. No, ma so che hai altri progetti. Si può dire Sì, che poi stai facendo adesso? adesso sto facendo, mi viene da ridere per il progetto, sto facendo un progetto sui tifosi napoletani che vivono a Milano, Milano. perché è sempre un modo di Secondo me non raccontare c'è niente di più Milano. milanese del napoletano che viene a Milano, È un cioè modo anche per è uno raccontare, stereotipo milanese dire è anche un tantissimo modo quello di Napoli, sì. per raccontare Infatti. Milano e anche Napoli. Quindi in realtà con questo progetto sto cercando di raccontare un po' due realtà. Quanto sono milanesizzati i napoletani a Milano? Dipende da cosa, su quale aspetto vogliamo Cioè, andare. durante la partita niente, immagino. No, assolutamente. Durante la partita no. Però è un progetto al quale, diciamo, tengo parecchio perché l'ho iniziato l'anno scorso. Anche quello casualmente, però devo essere sincera, casualmente al Napoli Club 2006,
ero andata a vedere una partita, a bere una birra, ho fatto qualche scatto, ho detto ma vuoi vedere che sempre la solita storia, che poi sono ritornata e man mano i ragazzi del club comunque mi stanno abituando a me con l'obiettivo e quindi è una cosa che mi piace tanto. Ma non c'è il fischio d'inizio se non arriva Marianna, se no... No, no, c'è, però, guarda, però devo avere sempre i miei rituali, le mie cose, però è una realtà comunque che... bella da scoprire, perché poi non è il, cioè io non cerco di raccontare la partita, della partita sinceramente è un pretesto, e ringrazio molto i ragazzi del Napoli Club 2006 che mi sopportano e supportano. Perfetto, benissimo, allora io davvero vi ringrazio tantissimo, ci vediamo domani sera via Sansovino 9, la sede del Municipio 3, per l'apertura di Milano Vista da un tram, Municipio 3 Edition potremmo chiamarla, non so, sì. E più il featuring di Grazia Guarnieri con i suoi tour guidati sui tram di Milano, scoprirete il Municipio 3, Città Studi, gli artisti che hanno vissuto, hanno caratterizzato il Municipio 3 e poi il quartiere di Lambrate, insomma, un quartiere che è un po' un evergreen, non muore mai, verrebbe da dire, no. Sembra sempre che, poi invece, basta pensare cosa diventa quel quartiere durante sono del mobile, ad esempio. Sì, cioè, sì, sì. Tutti se si pensavano che potesse esistere solo Savona e Tortona, e invece poi... Se pensi che il 33 unisce Lambrate con Isola, che secondo me dal punto di vista di spirito si assomigliano molto, come spirito. Insomma, quindi... potremmo chiamarlo il tram del design, in un certo senso. Sì, io l'avevo chiamato il tram del futuro. Tram perché, del futuro. Perché e dell'identità. Beh, due identità belle forti, però che comunque guardano al futuro. Infatti interessante anche questa cosa, e insomma sono tante le storie che ci sono a Milano, non per niente Marianna è stata presente per 2 anni di seguito al Milano Storytelling Awards, li ha anche vinti il primo anno, grazie a non essere presente, perché non c'era quella sera, era stata invitata, però non sì, sì, no, però il primo era presente, perché mi ha supportato secondo anno, sì. Doveva essere, anzi tanto doveva essere anche sul palco a presentare, ma ha avuto un impegno e quindi giustamente il giorno dopo lo testimone a matrimonio, era un po' complicato effettivamente però insomma sono queste le storie che fanno Milano, sono queste le persone che raccontano Milano, e noi siamo ben contenti di averle qui con noi e di raccontarvi queste bellissime storie, di farvele conoscere. Grazie mille davvero, grazie. Marianna, ci vediamo loro domani sera all'apertura della mostra. Assolutamente. Grazie mille anche a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento con Good Morning Milano torna domani alle 12:30, sempre qui in diretta. Grazie mille, arrivederci.